Alviano con Riccardo Cucchi, storico, radiocronista Rai per 30 anni, più di 30 anni, storica voce di tutto il calcio minuto per minuto, che è qui a presentare un libro sulla partita leggendaria dell'Italia del 1970, la partita del secolo, Italia-Germania 4-3. Nella presentazione lei ha detto che questa partita è paradigmatica, cioè contiene in sé un po' tutta l'essenza del calcio, ma anche della vita, e per questo è rimasta leggendaria. È per questo, non perché sia stata la più bella partita mai giocata nella storia del calcio, questo no, è rimasta ed è passata alla storia come partita del secolo perché credo che abbia racchiuso in sé, in quei 90 minuti più la mezz'ora dei tempi supplementari, abbia racchiuso in sé tutta la bellezza del calcio, la sua imprevedibilità, la ragione per la quale ci siamo innamorati di questo gioco e ancora oggi ne siamo innamorati. Credo che per capire la passione per il calcio sia importante, essenziale, rivivere quella partita, esattamente come l'abbiamo vissuta noi molti anni fa. E i personaggi di quella partita, sia in campo azzurro che nella Germania dell'Ovest, perché come lei giustamente ricordava, all'epoca erano divise le due Germanie ancora dal muro di Berlino, quindi Ovest ed Est, erano dei personaggi molto diversi dai calciatori di oggi, molto più umili, lavoratori, erano figli di gente semplice, lei stesso ricordava la vicenda di Boninsegna. Lavoratori del pallone, io voglio definirli così, ultima generazione di calciatori nati durante la guerra, quindi figli della guerra, e anche per questo evidentemente innamorati del calcio e del gioco con la semplicità con la quale erano caratterizzate le loro vicende umane e vicende calcistiche. Io non ricordo in quella generazione di calciatori così forti, così bravi, come Boninsegna, come Riva, come Rivera, come Mazzola, come Bunic, l'esaltazione del loro ruolo di calciatori. Erano umili, erano semplici, vivevano il calcio con la passione che aveva animato i loro sogni di ragazzini ed eravamo noi giornalisti, noi tifosi, a mitizzarli. Loro non si sono mai sentiti degli eroi, erano semplicemente calciatori. Una cosa che mi ha colpito è quando lei ha detto, tra le altre cose, che la televisione ha cambiato il calcio negli ultimi anni, rendendolo più spettacolo e meno sport. Questo processo, secondo lei, è irreversibile? È irreversibile, lo dico con un pizzico di amarezza, essendo io fondamentalmente un radiofonico, però capisco che naturalmente i tempi cambiano, quindi è inevitabile questo cambiamento. Ecco, io credo che la televisione abbia preso possesso del calcio. Nel 70, in quel mondiale in cui si giocò Italia-Germania-Ovest, la televisione era timida, entrava in punta di piedi per la prima volta in tutte le case italiane, rispettando il gioco, poi ne ha preso possesso, ha capito la forza del calcio. Oggi le inquadrature, sono tante le telecamere che vengono utilizzate, i montaggi che si fanno in diretta da parte dei registi ci trasmettono un calcio diverso, che tende di più allo spettacolo, di più all'esaltazione degli eroi della partita, meno forse alla bellezza del gioco e alla sua semplicità. Però è questo quello che è avvenuto. La cosa importante, credo davvero per la sopravvivenza del calcio, è che non venga mai meno la passione popolare. Ecco, questa è davvero la vera salvezza del calcio, che possa vivere ancora di questa radice popolare che l'ha portato ad essere uno sport così diffuso a livello planetario. Un'ultima cosa, ha parlato anche del legame forte che c'è tra calcio, sport in genere e letteratura. Ha citato Osvaldo Soriano, ha citato anche Pasolini che disse «il poeta più grande è quello che fa gol». E questo è molto bello. È vero, è vero, è vero. Il poeta più grande, disse Pasolini, chi fa gol? Il gol è la poesia vera, quindi chi fa gol è il poeta più grande, il goleador. Era una sua riflessione tra le tante dedicata al calcio, perché il calcio ha ispirato narratori, ha ispirato filosofi, ha ispirato intellettuali, perché il calcio appartiene a tutti, appartiene a noi e agli intellettuali, a noi e ai poeti, ai calciatori e ai tifosi. Il calcio unisce, il calcio è l'unico elemento nel quale è veramente possibile riconoscerci, anche quando siamo avversari da una tifoseria opposta all'altra. Ed è questo, io credo, la vera ragione per la quale siamo innamorati del calcio. Ogni amore è irrazionale. E quale amore è più irrazionale se non quello del calcio? Grazie a Riccardo Cucchi, anche per le tante emozioni che con la sua voce ci ha fatto vivere. In tutte le librerie, La partita del secolo, pubblicato da PM. Grazie a Riccardo. Grazie a voi.